Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computer. Oggi parleremo della storia degli scanner. Dopo la stampante, la periferica più utile per un home computing è sicuramente lo scanner. Questa ragione pratica spiega attualmente perché le due periferiche diverse, quindi la stampante periferica di output e lo scanner periferica di input, siano state con il tempo fuse nelle stampanti inkjet multifunzione, hardware che fonde una stampante a getto di inchiostro e che sulla parte superiore ha uno scanner piano. La nascita del primo scanner si deve a Russell Kirsch, un ingegnere informatico americano che lavorava per un'agenzia di Stato. Nel 1957 lo studioso utilizzò una foto per trasformarla da cartacea a digitale. Inizialmente Kirsch non si rese conto dell'importanza e dell'impatto che la sua scoperta avrebbe avuto nel futuro, soprattutto in ambito aziendale. Scanner portatili e scanner a tamburo sono hardware prevalentemente da business computing. Esistono scanner manuali più economici di quelli a tamburo, il documento cartaceo da scannerizzare mosso a mano dall'utente davanti al sensore. Nessuno penso che abbia mai visto uno di questi tipi di scanner. Oggi però esistono, come vi ho già detto, scanner incorporati in periferiche multifunzioni, ossia stampanti più scanner. Oggi la stampante a getto di inchiostro sono quasi tutti praticamente multifunzione, ma in origine non era così. C'erano infatti le stampanti e poi c'erano gli scanner piani. Ecco, a mio avviso mettere da parte qualche scanner piano d'epoca pre-USB, che se non ricordo male erano tutti con periferica parallela per il mondo PC, ecco, sarebbe bene, diciamo, e utile fare, diciamo, una raccolta di almeno un paio di questi apparati da mettere, diciamo, collegati a macchine contemporanee. In pratica lo scanner svolge una funzione esattamente opposta a quella della stampante, quindi è simile a una fotocopiatrice, con la differenza che la copia rimane praticamente in digitale. L'immagine scannerizzata può essere modificata mediante appositi programmi. Nel caso di una scansione di testo invece è possibile convertirla in testo appunto tramite software di riconoscimento ottico dei caratteri, OCR. Dunque, per digitalizzare un oggetto, ormai lo sanno anche Sassi, gli scanner utilizzano un sensore ottico sensibile alla luce. Generalmente ci sono due tipi di sensori: CCD, Charged Coupled Device, costituito da una matrice lineare o quadrata di fotodiodi, oppure PMT, Photo Multiple Tubers, costituita da tre fotomoltiplicatori sensibili alla luce rossa, verde e blu, RGB appunto. Inoltre il sensore è sempre accoppiato ad un convertitore analogico digitale dedicato a trasformare l'informazione acquisita in dato digitale. Questo è più o meno tutto in questa rapidissima puntata. Un saluto, ciao, alla prossima.